Fragomeni, giovane pasticcere e gelatiere qui a Reggio Calabria. Il nome, il cognome la dice lunga. Quali sono le specialità reggine? Specialità reggine ce ne sono tante, diciamo. Diciamo tra le più famose e le più ricercate sicuramente sono le susumelle e il torrone. Facciamo anche i panettoni gelato, i pandori gelato. Un'altra specialità potrebbe essere il panettone con la crema di bergamotto di Reggio Calabria all'interno, che è una specialità che abbiamo solo qua e che, diciamo, ha preso spazio in tutto il mondo e viene riconosciuta un po' ovunque. Quindi andiamo a usare i prodotti del territorio? Sì, per quello che si può cerchiamo sempre di valorizzare i prodotti del territorio, che tra l'altro sono anche ottimi, che ci invidiano molte altre regioni. Noi abbiamo la fortuna di avercele qua, perché non utilizzarle. Ecco, la gente le apprezza questi prodotti? La gente li apprezza, diciamo che se parliamo del bergamotto in generale è un gusto un poco atipico, c'è chi piace e c'è chi non piace. A quelli che piace di solito ne vanno matti e ne consumano in quantità industriale, però c'è anche a chi non piace, considerato il gusto particolare, però riusciamo sempre comunque a trovare un'altra soluzione. Torrone, panettone gelato, i petrali. I petrali, ci sono anche i petrali. Prodotto tipico? Ci sono anche i petrali come prodotto tipico. Il panettone, diciamo che ha un procedimento lungo ma molto piacevole da realizzare, perché ci sono più impasti da fare, vengono utilizzate materie prime di alta qualità e il prodotto finale è ottimo veramente, quindi viene apprezzato un poco da tutti, dai giovani, dagli anziani, da qualsiasi altra persona. E poi il vostro cavallo di battaglia, il caffè shakerato. Sì, quello è il nostro cavallo di battaglia, abbiamo cercato in tutti i modi di sponsorizzarlo sempre, di farlo crescere sempre. Quest'anno addirittura abbiamo fatto una nuova formula di caffè shakerato che avevamo pensato per l'inverno.